Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e bentornata all'ospite di questa sera il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. Buonasera. Buonasera, bentornata. Grazie. Era un po' di tempo che sì. non veniva in questi Forse studi. Forse dalla campagna elettorale. Dalla campagna elettorale quando era candidata presidente alla sì. Regione Abruzzo. Passato un anno. Sì. Che anno è stato questo? È stato un anno interessante e faticoso, devo dire. Insomma, noi ci aspettavamo il lavoro, che insomma, ci aspettavamo chiaramente di lavorare tanto. Eh, però non ci aspettavamo tante amarezze, <ride> purtroppo, qualcosa l'avevamo preventivata. Amarezze. Sì, un po' di amarezze, un po' di amarezze su tante cose che potrebbero essere fatte eh, e per le quali, insomma, noi chiaramente siamo all'opposizione, quindi facciamo tutto quanto il nostro potere per, eh, per proporre alla Giunta e al Presidente D'Alfonso tante cose che si potrebbero fare e che invece non vengono fatte. Per scelte e per valutazioni meramente politiche. Ma questo non lo avevate messo in conto voi? Sì, lo avevamo messo in conto, però poi quando si vive una realtà eh, nella quale tu credi che, di avere insomma, di fronte delle persone che hanno a cuore il bene dell'Abruzzo e che lo hanno detto, abbiamo citato la campagna elettorale, in lungo e in largo pensiamo alle coccole e ai pazienti, eh, quando si hanno di fronte a queste persone si, si crede ingenuamente. Eh, diciamo così, di avere di fronte appunto delle persone che condividano delle scelte. In realtà questo non sempre avviene. Lei si è confrontata durante la campagna elettorale con. L'Abruzzo veloce, ma è veramente così veloce è questo Abruzzo? Adesso. Nella distruzione dell'Abruzzo siamo, <ride> siamo velocissimi, il governo D'Alfonso è velocissimo, nel senso che nei primi dieci mesi sta smantellando la sanità, perché oltre alla chiusura dei punti nascita si parla della chiusura eh, di cui si è tanto parlato, insomma Atri è qui vicino e ne, abbiamo, e ne parleremo. Ne poi, parleremo. Sì. Eh, si parla della chiusura dei pronto soccorsi, insomma io mi aspettavo, come avevamo detto in campagna elettorale a tutti quanti, come il Movimento 5 Stelle ad esempio aveva nel programma ed ha ancora nel programma una riduzione degli sprechi come prima cosa nella sanità e non la chiusura dei reparti. E questo non sta avvenendo. Eh, si è fatta la riunione delle società di trasporto pubblico, il, è nata la tua. La tua. E noi abbiamo chiesto, prima in Commissione e poi in Consiglio, che ci fosse un piano industriale definito e definitivo da approvare. Questo non è arrivato, quindi non sappiamo quale sarà il futuro dei lavoratori abruzzesi. Eh, insomma, tante cose. Umbrina ci doveva difendere dagli UFO e non ci sta di fatto difendendo da nessun UFO. Per cui, insomma, è così. Un anno negativo dal per punto ora di sì. vista della gestione e del governo della regione. Per ora sì, insomma io mi aspettavo qualche provvedimento in favore dei cittadini. E lei no. si aspettava di poter fare di più, stando all'opposizione, no, di quello tanto. che ha fatto? Noi stiamo facendo tanto e, eh, per esempio, proprio per Ombrina, che è una battaglia che il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni ormai, perché eh, sia a livello parlamentare che a livello regionale che nei comuni. Eh, abbiamo fatto tanto perché abbiamo ottenuto, ad esempio, l'approvazione di una risoluzione che chiedeva al eh, Presidente D'Alfonso di impugnare il decreto Sblocca Italia davanti eh, alla Corte Costituzionale, perché secondo noi è più. Ed è così, è oggettivamente così. Eh, violava la Costituzione, e l'approvazione di questa risoluzione eh, del Movimento 5 Stelle ha portato poi il governo regionale a prendersi questo impegno, a onorare questo impegno che si era preso eh, con noi e a impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale. All'interno dell'opposizione avete avuto eh, degli, degli avvicinamenti da parte delle altre forze d'opposizione, cioè siete rimasti sempre molto distanti nelle vostre posizioni oppure avete fatto qualche passo in avanti ma vede, della... verso, verso Forza Italia e il nuovo centrodestra. <ride> questa, della chi... questa chiusura diciamo, del Movimento 5 Stelle nei confronti delle altre forze politiche è un falso mito, nel senso che è vero e noi lo diciamo sempre, lo facciamo, che noi non facciamo accordi ex ante, diciamo così. ma... Eh... Poi votiamo e sposiamo le cause eh, giuste, nel senso che ci troviamo a votare delle risoluzioni presentate da Forza Italia e votiamo a favore, ci troviamo a votare delle risoluzioni eh, presentate dalla maggioranza e ci troviamo a non votare le stesse cose, dipende diciamo, dal merito della questione. Però un po' vi siete avvicinati rispetto al tutti a casa che aveva caratterizzato eh, la vostra ascesa in campo, la vostra campagna elettorale. Avete preso coscienza che è impossibile fare il tutti a casa. No, ci stiamo lavorando. Ah, ci state tutti. ancora lavorando. <ride> ci stiamo lavorando per il tutti a casa, magari al prossimo giro ce la facciamo. Nel frattempo siamo dentro il consiglio, facciamo i consiglieri regionali, siamo i portavoce dei cittadini, tentiamo di fare il, il più possibile, chiaramente, alcune volte collaborando eh, con Forza Italia che è all'opposizione come noi, per cui, insomma, facciamo eh, ci capita di fare opposizione insieme. A volte però ci capita che i cittadini non abbiano bisogno di portavoce ma facciano sentire la loro voce, come è accaduto negli ultimi due o tre consigli regionali. E quella è una fortuna. È una fortuna. Noi siamo, eh, io sono contentissima di questo perché il Movimento 5 Stelle lo dice da sempre, siamo dei portavoce, però non ci delegate, governate con noi. Non avete fomentato, no? Non no. Fomentare noi non fomentiamo mai, però siamo contenti che vengano i cittadini. Eh perché si devono rendere conto di che cosa avviene all'interno di un Consiglio regionale queste sono come... le immagini di ieri no perché una volta si diceva no, quando governava Berlusconi che i sindacati prendessero gli operai li portassero in piazza a protestare voi non, non seguite la stessa linea? No, 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 beh, no, noi non costringiamo nessuno a protestare assolutamente però se le devo dire io sono contenta delle proteste perché mette. Le proteste mettono di fronte all'evidenza eh, i consiglieri regionali che magari senza proteste sarebbero un po' più eh, come dire, liberi no? di non fare scelte in favore dei cittadini, mentre invece con i cittadini che ti dicono che l'interesse comune è altro, sono costretti. A fare le scelte. Giuste. Abbiamo visto anche i cartelli che ieri avete esposto in Consiglio regionale contro il Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio, anche sì. di questo. In cui parleremo ci questa violenta protesta del Movimento 5 Stelle? Eh sì, il Governo non ci, ci rappresenta. <ride> non ci rappresenti, erano dei cartelli tra l'altro. Non ci proteggi, non, non ci difendi. Quindi, quindi Non, non ci, ci rappresenti. rappresenti perché il Presidente del Consiglio dovrebbe essere lì a tutela a garanzia di tutti i diritti di tutti i consiglieri. Dovrebbe essere super parte, secondo e voi? Non è così. Dovrebbe essere il garante dei diritti e delle prerogative della minoranza, così non è. Lo abbiamo visto tra l'altro proprio in occasione dei consigli convocati per la discussione delle risoluzioni sui punti nascita. C'è stato un consiglio, due consigli fa, convocato alle 11 del mattino ad esempio e eh, sospeso e ripreso alle 16 del pomeriggio perché laggiù, parte della giunta doveva rientrare da Verona eh, dove era andata al Vinitali. A parte questo ritardo diciamo, non preventivato e non avvisato, eh, il Consiglio si è aperto, eh, abbiamo fatto due ore di Consiglio nella quale si sono discusse le questioni all'ordine del giorno e poi c'erano una serie di risoluzioni urgenti, tra le quali anche quella eh, contro la chiusura dei punti nascita. Il Presidente di Pangrazio è assolutamente nelle sue facoltà, però ha scelto discrezionalmente quali tre delle risoluzioni, delle sei risoluzioni tre di queste sei risoluzioni da portare in discussione. I consiglieri i relatori di queste tre risoluzioni, ritenendo più importante quella sui punti nascita, le hanno ritirate per far posto alla discussione sui punti nascita. Il Presidente Di Pangrazio ha preso, preso atto di questa motivazione del ritiro delle risoluzioni e eh, per far posto alla risoluzione sui punti nascita chiude il Consiglio senza discutere alcuna risoluzione. Le sembra garante dei diritti dell'opposizione? Ci sono due chiavi di lettura. La prima eh, che potrebbe dire che c'è una cortesia istituzionale e quindi di Pangrazio avrebbe dovuto fare come dice lei. Poi c'è quella più populistica che potrebbe dire che con tutto quello che guadagnate aspettare 5 ore lì non è che poi eh, possa... Ma esattamente, ma il punto è questo, con tutto quello che guadagniamo abbiamo fatto 2 ore di consiglio regionale. Noi chiedevamo di continuare a lavorare e di discuterle tutte le risoluzioni. Abbiamo fatto un consiglio regionale di due ore. Però c'era il VINITA eh, importantissimo, ci si poteva andare un altro giorno. Quanto, okay. quanto tempo dura il Vignita? No, Quattro giorni è durato. Eh, allora, ci si Però c'era C'era mezza giunta, glielo posso garantire. Lei è testimone oculare. Sono testimone oculare, <ride> quindi ce n'era. <ride> Noi chiediamo assolutamente di lavorare di più. Tra l'altro, cioè, si, si tiene un consiglio ogni due settimane, adesso ultimamente uno a settimana, ma insomma è poco, voglio dire, no? possiamo. Lavorare qualche ora in più in Consiglio, a parte poi il lavoro che si fa nelle commissioni, qualche ora in più in Consiglio perché due ore sono veramente poche. E comunque, visto che parliamo di stipendi, vorrei ricordare che il, il Movimento 5 Stelle se lo dimezza e destina parte dello stipendio che per i primi sei mesi è eh, pari a 133 mila euro, quindi questa demagogia. Abbiamo restituito nei primi sei mesi 133 mila euro di demagogia. Li destina ad un fondo per le piccole e medie imprese che sarà eh, insomma, per il microcredito o eh, di garanzia per le piccole e medie imprese che attiveremo nei prossimi mesi. E con eh, metà dello stipendio ce la fate ad arrivare alla fine Benissimo. del mese? Benissimo, sì sì sì. Non, non avete difficoltà? <ride> non abbiamo alcun tipo di difficoltà. Senza attingere a quello che poi è il... Uh, il reddito personale per la professione che il si Il reddito esercita. personale al momento è azzerato. Nel ah, senso perché lei ha chiuso lo studio? Non eh. ho chiuso lo studio, però diciamo che chiaramente non me ne sto occupando più. E ho una collega amica che mi sostituisce, eh, alla tempo. quale ho passato. Assolutamente no. no. Per fare il consigliere regionale, per fare il parlamentare? No, se lo si fa, no, se lo si fa seriamente e si lavora veramente, non c'è tempo di fare due cose contemporaneamente. Quindi siamo partiti dalla protesta di ieri. Sì. Allora, la protesta di ieri fa seguito ad una protesta che c'è stata eh, nel, sul finire della scorsa settimana, allora era per i punti nascita, ieri era principalmente per l'ospedale di Atessa per eh, provare ad evitare la chiusura dei reparti di ortopedia e chirurgia generale all'ospedale di Atessa. Quante spera e Sembrerebbe che Dalfonso abbia dovuto fare indietro tutta, no? Quantomeno a ridiscutere il tutto. È una... sì, beh, la risoluzione presentata eh, dai consiglieri di Abruzzo Civico è una risoluzione volta a instaurare riaprire un tavolo. Diciamo così, un tavolo. Eh, Poi io... vabbè uno dei tanti tavoli che sono stati aperti e che tanto piacciono al presidente d'Alfonso perché quando c'è un problema al presidente d'Alfonso apriamo un tavolo. Però non è con i tavoli che si risolvono le questioni. Io credo che il presidente d'Alfonso, quello che gli stiamo chiedendo tutti, in realtà non solo il Movimento 5 Stelle, anche alcuni consiglieri della sua stessa maggioranza. Che avendo a cuore come dire, il territorio al quale appartengono e sentendo probabilmente anche le pressioni dei concittadini, eh, tengono al territorio. Quello che chiediamo tutti quanti al Presidente D'Alfonso è di prendersi delle responsabilità, per esempio per i punti nascita. È venuto il Ministro Lorenzin che ci ha detto è vero che ci delle, delle, c'è cioè la normativa nazionale è vero che dov, dovete uscire dal commissariamento è anche vero che se la regione si prende delle responsabilità in tema di sicurezza di questi punti nascita delle deroghe sono possibili noi stiamo chiedendo di attuare queste deroghe ma ah, con le deroghe sarebbe possibile uscire dal commissariamento? ma allora noi parliamo perché questa è una, una grande bugia il problema della sicurezza dei punti nascita allora si dice che non li possiamo tenere aperti perché c'è un problema di sicurezza. Allora siamo... siamo a parte nati se fosse il problema di oggi. sicurezza dovremmo chi probabilmente chiudere tutti gli ospedali. Chiuderli a prescindere. A prescindere. Perché, eh, se Ma non si è sicuri. La sicurezza che vuol dire? Che abbiamo dei, degli operatori medici incompetenti e che ci mettono a, a repentaglio le vite? Evidentemente no. Vuol dire che non abbiamo i fondi sufficienti per mettere in sicurezza i reparti, quindi è comunque una questione di soldi. E allora se è una questione di soldi cominciamo a tagliare gli sprechi. In campagna elettorale abbiamo parlato della centrale unica d'acquisto, dei costi standard, di tante grandi eh, fonti diciamo così, di, reper di reperimento e di taglia agli sprechi, cominciamo da quelli, non cominciamo a tagliare i reparti. Stessa cosa vale per l'ospedale di Atessa, varrà per tutti i pronto soccorso che adesso si paventa che verranno chiusi. Io mi domando se viene chiuso il pronto soccorso di Guardia Grele. Ora ne faccio un esempio del mio territorio: in montagna, perché quasi montagna, d'inverno con la neve. Come si fa ad arrivare materialmente all'ospedale di Chieti se c'è un'emergenza? Cioè ci sono uh, l'Abruzzo è talmente frastagliato ed è talmente morfologicamente difficile come territorio. Per le zone interne sarebbe un problema. Che non si può, cioè ci sono dei. proprio non si può fare. Si voi devono avete, trovare delle risorse. Voi avete criticato molto a proposito dei punti nascita, la gestione del post-voto. Non mi ricordo se era giovedì o venerdì quando. Era quando, avete, giovedì, giovedì, quando avete votato. Ecco, la gestione del post voto da parte di D'Alfonso quando visto il tra virgolette tradimento secondo lui di alcuni consiglieri del Partito Democratico che non hanno tradito invece quelli che erano eh, quello che era il loro pensiero e quella sì. che era la loro lotta fatta fino a qualche mese fino a qualche mese fa, fino a un anno fa. Su alcuni punti, nascita ecco, ha riunito gli stati generali e, e ha fatto una ramanzina. E lavata, ha lavata, e ha di, lavata ha di capo a tutti. E ha bacchettato i suoi. Perché non, leggo, non doveva così. farlo, secondo voi? Io la leggo. Beh, beh, questo, tra l'altro, è un, un altro eh, dei motivi per i quali critichiamo anche lo stesso presidente di Pangrazio. Perché? E mi spiego, eh, si prende una decisione all'interno del consiglio regionale. Cioè, una decisione votata, il Consiglio regionale vota per un indirizzo, perché poi se ho un minuto parleremo anche della, del valore diciamo così, che hanno le risoluzioni rispetto chiaramente agli atti della, della Giunta. Si prende una decisione importante di indirizzo, la si vota all'interno dell'Assemblea regionale e poi si fa una scrittura privata a fine serata solo di maggioranza nella quale si dice "Sì, vabbè, abbiamo votato la risoluzione", però le cose stanno in un altro modo. Cioè, che valore ha quella scrittura privata di maggioranza? E perché contestiamo anche il presidente, non soltanto il presidente d'Alfonso che ha imposto questa questa sottoscrizione non sottoscrivendola lui stesso, ma critichiamo il Presidente del Consiglio di Pangrazio che prima presiede una seduta dalla quale esce l'approvazione di questa risoluzione e poi fa la riunione di maggioranza e sottoscrive un documento contrario ad una risoluzione approvata nel suo Consiglio. Fatto cioè, sta che Olivieri, Gerosolimo, Monticelli hanno votato e consigliere... stranamente no. sono i primi della lista hanno, <ride> hanno firmato hanno, hanno trascorso un brutto quarto d'ora dopo il consiglio regionale sì. io, io, insomma, non, non lo so, ce l'avate voi non eh? nella però, di pare di sì. però posso immaginare di sì ma come si fa a pretendere da un consigliere ecco, a me è piaciuta molto una frase di Sospiri a commento di tutto questo il giorno dopo, due giorni dopo non si sta parlando di consiglieri di maggioranza e di minoranza si sta parlando di consiglieri che sono espressione di un territorio certo. ed è quello forse il mandato più importante perché un territorio legge un consigliere per fare gli interessi del territorio che rappresenta. Gli interessi del territorio che sono tra, però tra l'altro in questo caso anche interessi generali, perché era una risoluzione che riguardava bene o male tutte le province, no? Perché c'era un punto nascita per provincia. Eh, noi lo diciamo sempre, l'importante è eh, come dire, portare all'interno delle istituzioni eh, dei soggetti che facciano gli interessi dei cittadini e questa è l'unica cosa che conta. Quello che io non riesco a capire è come il Presidente D'Alfonso abbia eh, abusato di dichiarazioni durante la campagna elettorale, le coccole per i pazienti, faremo questo, faremo quell'altro, eccetera. E poi dopo, dunque, quando potrebbe fare altro, perciò parlavo prima di amarezza, quando si potrebbero tagliare gli sprechi, effettivamente si, comincia a tagliare, si cominciano a tagliare i reparti e a chiudere gli ospedali. Anche quando non ce lo chiede l'Europa, perché generalmente la scusa è ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede Roma. Roma, il ministro ci ha detto ci sono delle regole, delle deroghe potete fare come ritenete e ah, poi è stato temerario ritenete. due giorni dopo perché è andato a Sulmona è, è andato lì, a Sulmona lì, e lì come si dice dalle mie contestato. parti ci ha trovato il padrone nel senso <ride> è che... stato contestato chiaramente è stato contestato ma cioè, è la normalità è la normalità secondo lei si sta un po' rendendo conto d'Alfonso che Forse qualcosa sbaglia o, o ne, non tiene conto di, di non essere incontestabile? Io spero, spero che il Presidente D'Alfonso si stia rendendo conto che i cittadini sono informati. Perché proprio, per esempio, parlando dell'ospedale di Atessa, i cittadini avevano capito perfettamente quelli che manifestavano fuori, che l'approvazione di una risoluzione che era stata, come dire. Eh, anche un po' pompata da, eh, da chi l'aveva presentata, non risolveva in realtà la questione e quindi io Spero che il presidente D'Alfonso si renda conto che i cittadini non hanno l'anello al naso, come si dice no? volgarmente, e prenda però delle posizioni in favore dei cittadini, perché al momento siamo muro contro muro, cioè un po' renziano in questo, nel senso potete fare e dire quello che volete, tanto decido io. Io spero che si prendano delle decisioni solo in favore dell'Abruzzo e no, dei forse cittadini. Forse è giusto che sessi. chi vince le elezioni poi si assuma la responsabilità di... Eh prendere delle decisioni, di fare delle scelte e di operare eh, secondo quelle che sono le proprie idee, però poi non è che si può andare a, a battere la testa sempre contro il muro, a volte converrebbe più a girarlo il muro. No, no, perché... no ma questo è assolutamente legittimo, il Presidente D'Alfonso ha vinto le elezioni e governa questa regione, è giusto che faccia le scelte, è giusto che si prenda delle responsabilità e giusto anche però che rispetti quello che ci ha raccontato in campagna elettorale. Lei prima mi ricordava che è stato in questo studio a fare i confronti con gli altri candidati e con Gianni Chiodi anche. Sì. Ma noi lo abbiamo perso di vista. Io vivo a Teramo, non lo vedo più, ma voi lo vedete in Consiglio Gianni Chiodi? Viene, sì. Eh sì oddio forse nell nello scorso consiglio di ieri forse non c'era effettivamente non, non si capisce che chi abbia fatto però non lo so, lo deve chiedere al capogruppo eh, certo. di Forza Italia <ride> no, era, era solo una curiosità per, per sapere se viene ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ci vediamo fra poco Allora, abbiamo parlato di quello che è successo eh, nei giorni scorsi in Consiglio regionale, adesso cosa accadrà? Cioè, al di là del tavolo, di questo tavolo tecnico, no? che uno dei tanti tavoli, come dice lei, che farà D'Alfonso. Una volta c'era una vecchia battuta, io non ricordo eh, se di Troisi o di Benigni, quando in un film gli, gli si diceva, no, Bussolini, gli, i treni arrivavano in orario, bastava farlo. Eh, capostazione per evitare ogni <ride> sì. problema ecco, poteva fare il mobiliere eh, d'Alfonso visto che gli piacciono tanto i tavoli ecco, che, cosa, eh, che cosa succederà adesso cosa accadrà? Allora io spero e continuo a sperare insomma perché la battaglia per il mantenimento e l'apertura la, uh, dei punti nascita e dei reparti continua e continuerà sia all'interno del Consiglio regionale e sono certa anche uh, i cittadini fuori uh, la continueranno. Uh, io spero che il Presidente D'Alfonso si renda conto di quello che dicevamo prima e cioè che la riforma della sanità, il coraggio delle riforme che si sente dire. È un altro coraggio, è il coraggio di cominciare a tagliare gli sprechi prima dei reparti e quindi io spero che facciano un passo indietro. Chiodi ha basato un anno fa la sua campagna elettorale sul fatto che la sanità abruzzese era stata risanata. Eh, che i conti erano tornati a posto, che non eravamo più la Regione Canaglia. Eh, voi dopo un anno avete potuto verificare che era così effettivamente oppure. Eh, diceva delle bugie anche Gianni Chiodi. Il problema è che si fa della vita delle persone un mero calcolo matematico, no? nel momento in cui si taglia un reparto e eh, si, si chiude un ospedale, chiaramente i conti tornano perché ci sono meno spese. Il problema è avere la capacità di distinguere quali sono le spese necessarie da quelli che sono gli sprechi. Stessa cosa ha fatto Gianni Chiodi, ha attuato dei tagli. Che probabilmente hanno aiutato, che non hanno risanato eh, completamente la sanità abruzzese, tanto che siamo ancora commissariati. Che probabilmente hanno aiutato, mettiamola così. Eh, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che eh, il buco lasciato da Del Turco, quindi altra giunta del PD, era una voragine eh, inimmaginabile. Eh, però dobbiamo cominciare a tagliare gli sprechi, cioè io non, veramente non mi stancherò mai di dirlo, quindi costi standard, centrali uniche di acquisto, lo abbiamo detto tante volte e ripetuto tante volte. Io credo che questo sia il coraggio di una riforma, avere il coraggio di non chiudere un reparto. E magari destinare qualche, eh, qualche fondo in più e avere il coraggio invece di tagliare gli sprechi. Stessa cosa che avverrà al prossimo Consiglio regionale quando parleremo di ATER, cioè si attuerà quella che Martedì prossimo. martedì prossimo parleremo di ATER allora deve sapere che ci sono al momento pendono due riforme delle ATER quella dell'assessore di Matteo e la nostra, io sono stata la prima firmataria perché abbiamo ritenuto la proposta di riorganizzazione delle ATER dell'assessore di Matteo inemendabile, cioè avremmo dovuto veramente fare 2000 emendamenti era quello che annunciava Febbo per e caso abbiamo... ieri su un migliaio di emendamenti che presenterà no, Forza essere. Italia e il Movimento 5 Stelle. Può, anche. Essere, può essere, Noi proprio per non fare ostruzionismo, perché siamo accusati sempre no, di rallentare i lavori perché presentiamo 2.000 emendamenti, abbiamo presentato una controriforma. Quindi una proposta di legge di riorganizzazione delle ATER e una proposta di legge sull'alienazione degli immobili delle ATER. Quindi ce ne sono due parallele: due di Di Matteo e due nostre. Le differenze quali sono? Le, le differenze due? sono che eh, nella visione dell'assessore Di Matteo, le ater vengono viste come una sorta di impresa, no? una, Veramente un'impresa immobiliare che perde la funzione sociale eh, di tutela, quindi del diritto alla casa e mira soltanto a una sorta di eh, imprenditorialità, no? Di funzione imprenditoriale. Ricordiamo l'ater riguarda l'edilizia popolare. Edilizia popolare pubblica, quelle che si dicono volgarmente sì. case popolari. Sì. Noi crediamo che, eh, che conosciamo la situazione no? delle case popolari, sono tutte disastrate con le crepe nei muri, eh, l'umidità che filtra, devono essere tutte ristrutturate, ripristinate, ci sono tantissimi alloggi che non possono essere assegnati perché non ci sono i fondi per renderli agibili. Forse quelle noi più nuove testo, hanno una cinquantina d'anni. Esatto. Quello che abbiamo chiesto nelle nostre proposte che, per le quali noi ci differenziamo è creare innanzitutto dei fondi, cioè la Regione deve trovare i soldi da destinare alle case popolari, perché i soldi ci sono, perché se ci sono 40 milioni di euro per acquistare la City a Pescara, il complesso della City, se il Presidente D Alfonso trova un milione di euro per la costruzione del Ponte del Cielo, io voglio sperare e mi auguro che trovi anche i soldi necessari per ristrutturare, ripristinare, riefficientare energeticamente le case, insomma il riefficientamento energetico. È una questione anche qui di priorità, come nella sanità. Che cosa vogliamo fare? Che cosa ci interessa? E eh, quindi una proposta alternativa sia della riorganizzazione delle ATER e una proposta alternativa sull'alienazione degli immobili delle ATER. Perché il presupposto dell'assessore Di Matteo è siccome non abbiamo i fondi necessari per fare la manutenzione straordinaria e anche ordinaria, vendiamo le case e con quei soldi facciamo manutenzione. Il problema è che quanto può durare. Qua, cioè vendiamo le case, svendiamo le case perché verranno chiaramente vendute sì. a prezzi bassissimi, utilizziamo questi fondi per fare manutenzione e poi ci ritroviamo senza case e senza, e fondi, senza soldi. Perché... Cioè per cui veramente non ha alcun senso. E tra l'altro è prevista nella proposta di legge dell'assessore Di Matteo la possibilità di una sorta... Lui la chiama mobilità consensuale, in realtà è una mobilità forzosa, cioè gli inquilini assegnatari hanno una prelazione sull'acquisto dell'immobile loro assegnato, se non possono, perché economicamente magari non ce la fanno, o non vogliono acquistare, vengono di fatto trasferiti ad altra abitazione. Quindi facciamo un esempio, un pensionato minimo che prende 480 euro al mese, che vive in un alloggio popolare da 50 anni, potrebbe vedersi sfrattato per andare ad abitare in un altro quartiere, in un'altra zona della sua città. Magari eh, adesso vive in prossimità del centro e in prossimità poi del centro e viene trasferito dove vengono costruite oggi o comunque all'interno di una comunità cioè un anziano non è che ha la mobilità di un giovane no? vive in un quartiere conosce le persone in quel quartiere e poi magari sono sempre gli stessi da 50 anni, perché chi vive lì certo, ci certo. vive ormai da parecchio tempo. E quindi noi abbiamo presentato delle proposte alternative e chiediamo che vengano stanziati dei fondi, anche in questo caso. Eh, insomma, deve essere una scelta di priorità e mera volontà politica. È facile però intuire quale delle due proposte passi. Eh purtroppo, in commissione infatti, che si, eh, si è votato per scegliere tra la proposta del Movimento 5 Stelle e quella dell'assessore Di Matteo, in commissione è passata quella dell'assessore di Matteo e per questo motivo noi chiaramente in Consiglio presenteremo emendamenti per tentare di migliorare questa legge e anzi chiederemo prima il ritiro e il riesame. Tra l'altro, avevamo chiesto anche di ascoltare i sindacati degli inquilini, cosa che noi abbiamo fatto nella redazione di questa proposta di legge, prima di depositare la proposta di legge, perché chi più di chi tutela gli interessi degli inquilini ci può dire quali sono le necessità in commissione non sono stati ascoltati. Di Pangrazio è fuori pericolo? In che senso? Nel senso che si parlava una sfiducia nel Noi suoi la, la mozione di sfiducia l'abbiamo preparata, l'abbiamo preparata, ce l'abbiamo e è pronta per il deposito eh, e abbiamo invitato chiaramente anche la eh, restante parte dell'opposizione a firmarla con noi. Lei sa che da regolamento per proporre la, la mozione di sfiducia la mozione deve essere firmata da un quarto dei consiglieri quindi almeno otto, noi al momento siamo sei. se c'è un, se un po' di coerenza nelle, nei consiglieri di centrodestra che gridavano servo, servo, servo a divangrazio no, Forza il Italia, forse qualche, qualche speranza ce l'avete Io credo di sì un paio dovreste trovarli. <ride> Beh, voglio dire. e sospiri se per esempio. C'è coerenza, eh, insomma, nelle proteste che si fanno eh, all'interno del Consiglio regionale e non, non sono solo, come dire, sceneggiate, credo di sì. Però vedete che fantasia, ponte del mare, ponte del cielo. Eh, sì. È questo che vi manca a voi. No, forse. Noi abbiamo tanta fantasia. Sì, non, <ride> non, non, non vi lasciate trasportare La da questi nomi La fantasia non ci manca, il problema è che non siamo al governo, perché se fossimo al governo di questa regione probabilmente non avremmo le proteste fuori dal Consiglio regionale. Lei ritiene? Io ritengo assolutamente. E ne è sicura? Ma assolutamente, perché avremmo cominciato a vedere ben altro. Lei pensa, lo volevamo fare anche durante l'approvazione del bilancio. Eh, presentare emendamenti e lo abbiamo fatto in parte: presentare emendamenti per eh, come dire, trasferire i fondi e le risorse a quello che riteniamo più importante, cioè il sociale, in questo momento di crisi eh, economica globale, direi. Eh, lei pensi che eh, con l'aggiunta d'Alfonso per la prima volta in Regione Abruzzo è stato negato l'accesso alle singole voci di spesa dei capitoli di bilancio? cioè, noi come prima cosa, appena siamo entrati in Consiglio regionale, abbiamo detto dateci il bilancio, controlliamo dove ci sono gli sprechi e dove possiamo, ma anche veramente in una visione. Si sono fidati o probabilmente non voi ci volevano tagliare gli sprechi. A chi dice che ormai vi siete sgonfiati, che avete perso del vostro appill elettorale. Lei cosa risponde? Ma lo chiede appena sarà... se ci siamo sgonfiati, a <ride> pettinari. No, pettinari. <ride> no, io no, io non credo. Io non credo. Insomma. Adesso avrete la, la, la possibilità per dimostrare se effettivamente è così oppure no, perché. C'è un test elettorale molto importante nella sua città, fra parecchia. Sì. A Chieti? Quindi... Sì. Beh, a Chieti, noi alle Europee e alle Regionali siamo stati la forza politica più votata. Alle Europee, a Chieti, abbiamo, eh, siamo stati insomma, molto votati con il 29% e alle, nella stessa tornata elettorale, nella. Sezione diciamo elezioni regionali abbiamo preso quasi il 26%, quindi siamo assolutamente forti a Chieti. Boh, chiaramente a livello comunale sappiamo che la consultazione è diversa, che c'è diciamo, un diverso rapporto con i candidati, anche se eh, noi ci presentiamo sempre con la stessa formula, quindi tutti incensurati, nessuno ha trascorsi politici. Uh, un'unica lista che non fa coalizione, cosa che uh, chiaramente ci svantaggia ma è un segnale di coerenza, perché anche a Chieti il centrosinistra si presenterà con una coalizione di otto liste, quindi 260 candidati come in regione, tra un po' più, più candidati che elettori, e il centrodestra stessa cosa, sei liste, contro l'unica lista di cittadini. Meno sconosciuti del solito perché diciamo che a Chietices. Quindi si siete conosce. voi contro 500 sì. candidati. Poi sì. ci, sta, ci sarà anche qualche altra lista che non ha preso. Sì, poi ci sono, altre liste civiche, non... ci sono altre liste civiche. Sì, ma che insomma... I vostro... eh, da battere sono centrodestra e centrosinistra. Voi avete presentato il vostro candidato un paio Ottavio di settimane Argenio, fa. Sì. Ottavio Argenio è anche lui avvocato ha 41 anni è, da, è sposato, è da poco papà per la seconda volta. Ed è un bravo ragazzo, quello che si dice: un bravo ragazzo. Puntate al ballottaggio: assolutamente sì. Noi puntiamo a vincere. <ride> Vabbè, questo, nessuno no. corre per perdere eh. Però sì Però poi bisogna fare i calcoli e Quindi puntati al ballottaggio Assolutamente sì Contro chi? Vedremo, vedremo Io non credo che uh, Di primo abbastanza forte Il di PD primio... gode no. della, del vento in poppa di D'Alfonso Vediamo, vediamo Io non credo che uh, i miei concittadini vorranno D'Alfonso anche sindaco di Chieti perché dov'altro dov fa il sindaco? A Pescara. A ah, Pescara il sindaco? lo era. Attualmente, attualmente è presidente di regione e diciamo, sindaco. Sindaco ombra a Pescara. Pescara. Per cui dubito che questa cosa si potrà ripetere anche a Chiedi. Eh, però se dovesse finire con il movimento 5 Stelle al ballottaggio dovreste poi fare gli apparentamenti oppure. Andare no. a cercare i voti da qualche altra parte. No, noi i voti, eh, come dire. lasciate campo libero. Assolutamente, lasciamo campo libero e eh, tra l'altro il Movimento 5 Stelle quando finisce al ballottaggio vince le elezioni, generalmente, per cui va bene così. Quindi siete fiduciosi sotto questo aspetto di? di poter vincere andando al ballottaggio magari? Beh, io credo, che, eh, credo una cosa, credo che i cittadini di Chieti debbano guardare in questi due mesi le promesse che sono state fatte a livello nazionale da tutti i partiti eh, e quello che hanno fatto poi in realtà a livello nazionale, le promesse che sono state fatte da tutti i partiti a livello regionale e fare un bilancio di quello che poi eh, si è realizzato. Stessa cosa facciano eh, per eh, quello che il Movimento 5 Stelle ha detto in questi diciamo, due anni eh, e quello che ha fatto e nel momento in cui ci si rende conto che c'è una forza politica che effettivamente fa quello che dice e dice quello che fa e fortunatamente il Movimento 5 Stelle credo che eh, insomma, possano accordarci tutti quanti fiducia. Lei prima ha accennato alla tua, che non è un'imprecazione, no. ma è... <ride> È l'azienda unica di trasporti abruzzesi. Sì. Ecco, eh, voi non, non siete mai stati molto convinti su questa scelta? Allora, noi. L'azienda unica di trasporti l'avevamo nel programma elettorale. Cioè la, insomma, come, no, ma come eh, è stata fatta adesso? Come è, no. eh. com è stata fatta? No, noi l'avevamo nel programma perché riteniamo che avere un'azienda unica, forte, regionale. possa ha, essere una fonte, ah, sì, una fonte di risparmio? È una fonte di risparmio e è una fonte anche di competitività perché chiaramente si è più forti. Il problema è fare le cose alla luce del sole e in maniera trasparente. Io ero in commissione e ho chiesto più volte insieme ai miei colleghi di eh, avere la possibilità di visionare un piano industriale eh, prima di votare per la fusione delle società e prima di votare per eh, appunto la, la fusione. Eh, in realtà questa cosa non c'è stata consentita. Abbiamo chiesto più e più volte di avere delle certezze per i lavoratori, perché ci sono. Lavoratori che attualmente hanno condizioni di lavoro diverse, contratti di lavoro diversi, eh, lavoratori di società partecipate, di ARPA che non sanno se, eh, se riavranno un nuovo contratto, se saranno riassorbiti o meno, come saranno riassorbiti, se a loro si eh, applicherà il Jobs Act, Dio non voglia. Cioè Non c'è certezza su niente. Quello che noi chiedevamo e che non è stato fatto è un po' di chiarezza e, e la documentazione carta alla mano. Solo questo, insomma. Non Ma è... certo, dopodiché noi la legge di fusione l'abbiamo anche votata, non abbiamo potuto votare per quello che era il, il progetto, eh, il piano di sviluppo che più che un piano di sviluppo. avremmo voluto vedere questa società unica di trasporti eh, perché in realtà di numeri e di dati e di eh, business plan non c'era nulla, per cui noi avevamo votato a favore della fusione in pieno spirito collaborativo, in coerenza con quello che era anche il nostro programma, ma abbiamo dovuto, siamo stati costretti a votare contro invece il piano di sviluppo. Siamo quasi arrivati alla fine, due domande e due curiosità. Avete abbassato il vostro tasso di litigiosità all'interno del movimento? <ride> Riuscite a fare una, un movimento unico? Noi siamo un movimento unico, siamo assolutamente un movimento Oddio, unico. Oddio in qualche zona dell'Abruzzo, un po' litigate, discutete. Siamo un movimento unico. Sono le unico espulsioni, con le purazioni. Siamo un movimento unico con persone che chiaramente si confrontano tra loro. Il Movimento 5 Stelle ha pochissime regole, ferre però, nel momento in cui una persona non intende più rispettare quelle regole o non se la sente più perché è difficile dimezzarsi lo stipendio, avere un contatto continuo con la base, eh, rendicontare tutte le spese eh, e dare seguito a quello che è il mandato elettorale senza votare. Come dire, quello che più conviene, siccome è difficile, qualcuno. un elettorale senza via, semplicemente. Nel senso, io lo dico sempre: noi siamo entrati nel Movimento 5 Stelle per cambiare il paese o la regione, non per cambiare il Movimento 5 Stelle, se non si è più d'accordo, si va da un'altra parte. E poi un'altra curiosità: a livello locale, parlo di regione e comuni, il Movimento 5 Stelle è donna perché eh, le. Eh, le esponenti più in vista sono tutte donne a Pescara, lei in regione a livello parlamentare, invece il Movimento 5 Stelle è maschio. È vero. Come mai questa? <ride> chi lo sa, chi lo sa, ma non credo che sia una questione di genere, credo no, che è... sia una questione di Una so, casualità di, di personalità credo, insomma, non penso che sia soltanto una questione di genere. Poi non è vero perché anche a livello parlamentare ci sono tante donne, pensiamo a Paola Taverna che è una forte, eh, Carla Rocco, come, come, come visibilità In Abruzzo è così. Sì. Eh. In Abruzzo siamo sì, siamo forse più donne. Donne dal punto di vista eh, delle istituzioni eh beh, locali. Beh, cioè, sì, perché c'eravamo io candidato presidente e Enrico Sabatini candidato a sindaco a Chieti, sì. E quindi... Ah chiedi a Pescara, no, Pescara. C ho, c ho Beh, le adesso ho di chiedi in Questo mente. è un lapsus freudiano. <ride> sì. Allora grazie a Sara Marcozzi, grazie speriamo di ritrovarla presto qui, non dobbiamo aspe... non dover aspettare un anno per riaverla ospite, Volentieri. buon lavoro, e buone mille. battaglie perché adesso i consigli regionali si stanno trasformando in battaglie praticamente. Eh, sì. Eh sì, e, e, e non solo politiche perché visto quello che è successo <ride> grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera buonanotte arrivederci buonanotte